9.25 le informazioni sul traffico di Rai Mobilità. Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sul traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade traffico intenso in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino con l'inizio delle attività lavorative. Monitoriamo, come di consueto, le immagini che ci giungono in diretta dallo svinco di Sesso San Giovanni sulla 4, come vedete flussi intensi di traffico in entrambe le direzioni. Scendiamo nel tratto capitolino della 24 dove al momento si viaggia agevolmente tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Ad ogni modo ci sono delle criticità che andiamo ad approfondire con l'ausilio della grafica partendo dalla 12 la Genova Rosignano dove al momento si registrano 3 km di code motivate da cantieri di lavoro tra Genova Nervi e Bivio della 7 in direzione del capoluogo Ligure. Molto trafficate questa mattina le tangenziali di Milano e al momento ci sono 3 km di code tra Molino Dorino e eh, il Bivio della 8 Roppero. E segnalazioni di un incidente sull'autosole tra Roncobilaccio e la variante della 1 Aglio in direzione Firenze. e Raggiungiamo la Sardegna per segnalarvi un grave incidente con con coinvolgimento di persone sulla strada statale 131 Carlo Felice tra, tra l'ippodromo di Sassari e scala di Giocca in direzione Cagliari dove è stata eh, chiusa anche la corsia. Eh, fate molta attenzione in questo momento sulla 14 perché eh, è interessata sia dal vento forte tra Vasto e Poggio Imperiale e sia dalla pioggia tra Val di Sangro e Termoli. Quindi grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate buon viaggio dalle San Sandra Canale, una splendida giornata e l'appuntamento con l'Info Mobilità è per le ore 12:27. Arrivederci.